Namaste. Ben ritrovati a tutti. Namaste. Saluto la luce che è in voi. Oggi facciamo una lezione molto bella con l'aiuto della sedia, anche per chi ha problematiche motorie e posturali. Si riesce lo stesso a fare una bella ginnastica sia per gli addominali che per le braccia, per assodare le braccia. Quindi ti farò vedere questi esercizi con l'aiuto della sedia. Sei pronta per cominciare? Benissimo! Ora, intanto focalizzati prima di tutto sul trasverso dell'addome, che è il muscolo più profondo degli strati addominali. Questo funziona molto bene attraverso l'espirazione forzata, per cui serve espirare in modo potente cercando di spingere l'ombelico all'interno. Non ti preoccupare se non ti viene subito, è una questione di allenamento. Ogni volta che soffi, prova a spingere l'ombelico all'interno, come a svuotare l'aria fuori dalla pancia, come a buttare fuori l'aria dall'addome, come se dovessi soffiare le candeline della torta, quindi con potenza dall'addome spingi fuori tutta l'aria. E già questo esercita proprio il muscolo più profondo dell'addome, che è il principale responsabile della pancia piatta. Quindi soffi e spingi la pancia in dentro. Non ti preoccupare se non ti viene così veloce, puoi farlo più lento, quindi soffio e inspiro, rilasso, soffio e rilasso. Ok, con lo stesso principio, quando soffi cerca sempre di spingere un po' indietro l'addome e vai a fare le torsioni da un lato e dall'altro. Se hai problemi, ad esempio, con la postura in piedi, puoi farle anche da sedere. Stessa cosa, soffiando spingi l'ombelico all'interno e sempre soffiando con l'ombelico all'interno giri il busto in torsione di qua e di là. Ora puoi, mentre fai la torsione, allungare le braccia, inspira e espira, e da una parte e dall'altra. Questo ti fa percepire ancora meglio la torsione e intanto lavori anche un pochino sui muscoli delle tue braccia. Allontana il più possibile una mano dall'altra. Ok, ancora due, uno e stop. Ora, sempre spingendo un po' all'interno l'ombelico, stabilizza bene la postura sulla sedia, tieni il sedile della sedia, solleva una gamba e l'altra, su nel ginocchio, usa l'addome come una marcia proprio da seduto. Se vuoi aumentare un po' l'intensità, fallo senza l'aiuto delle mani o con le mani dietro alla testa, le spalle abbassate, cercando di tenere ferma la schiena. E ancora aumenta un po' l'intensità mettendoci una piccola torsione del busto di qua e di là. Uno e due. Soffia mentre aumenti lo sforzo, quindi mentre sale la gamba. Ultimi due, uno e stop. Ora da qua ti provo a far rivedere qualche esercizio in piedi, quindi dietro alla sedia ti aiuti con lo schienale della sedia, devi mantenerla sul tappetino perché non devi assolutamente scivolare la sedia, cioè prova a spingere e vedi che non scivola, e facciamo un po' di esercizi per le braccia. Quindi da qua piega ed estendi le tue braccia
cercando di far lavorare i tricipiti, quindi cerca di tenere i gomiti abbastanza vicini al corpo, le spalle abbassate, se i talloni non rimangono a terra non importa, l'importante è sentire il lavoro sulle braccia, scendi anche un po' meno, inspira mentre scendi, espira mentre sali e metti le tue mani comode in modo che i polsi siano comodi, inspira e soffia ancora 4 e su 3 2 1 e su e ora da qua addominali ancora come hai fatto con la sedia, solleva il ginocchio il più in alto possibile. Soffia mentre sali, inspira, riappoggia, soffia e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ritorna di nuovo con le braccia, piedi un po' più indietro, ovviamente più sei distante, la distanza è lunga e più vai giù e più è intenso il movimento, quindi scegli tu la tua dimensione, la tua intensità e prova ad aprire un pochettino di più i gomiti verso l'esterno cercando però di tenere i polsi allineati, inspira e soffia, inspira e 2 e 3 4 5, 6, 7 e 8, riavvicina un po' i piedi alla sedia e ancora solleva il ginocchio, soffia e 2, su e 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sciogli i polsi, rilassa le mani, scuotile un po' e ora gira di lato e andrai sempre a tenere l'addome, tieni sempre un po' spinto l'ombelico all'interno, inspira e espira di lato, 1, 2, stringi sempre la pancia, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 e torna giù, cambio l'altro lato e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e giù, ora da qua girati dall'altra parte e andiamo a fare tricipiti, sempre controlla che la sedia non scivoli, i piedi non troppo lontani o comunque in base al tuo, alle tue possibilità e vai a piegare le braccia e ad estendere, senti un po' quanto lasciare la tensione dalle gambe, più ti aiuti con le gambe e meno le braccia fanno fatica, più rilassi un po' le tue gambe e più il peso va sulle braccia, quindi ovviamente scegli la tua intensità, se ce la fai lascia il peso di più sulle braccia e vai un po' più giù se vuoi sentirlo di più, se non ce la fai ovviamente ti aiuti un po' di più col peso sui piedi e scendi un po' meno, quindi trova sempre la tua possibilità, vai ancora 4, 3, 2, 1 e stop, un bel respiro e rilassa e ritorniamo adesso un pochino sulla nostra sedia e sciogliamo anche le braccia, i polsi e le mani, questo era abbastanza intenso e andiamo ancora a fare l'addome sollevando le gambe, quindi in modo da come calciare in avanti, spingendo con il tallone, soffia e in avanti, estendi la gamba fino a dove arriva e ancora 4, forza e coraggio, 2,
1, ovviamente non importa se non riesci a stenderla del tutto, sempre fai come riesci, quello che riesci. Ora andiamo con le mani dietro la nuca, abbassiamo bene le spalle e ancora andiamo a fare una bella torsione, un bel twist a destra e a sinistra, cercando di tenere ferme le gambe, quindi di usare sempre gli obliqui dell'addome, forza addominali e soffia, soffia, ancora. E stop, rilassa, stirati un attimo in avanti, abbassa le spalle, come a allungare bene la schiena, solo se ti senti comodo scendi più giù, come andare con le mani sui piedi o a terra, e poi riporta una mano e l'altra sulle cosce e risali. Ora possiamo fare questo esercizio sia sulla sedia che in piedi volendo, per rassodare le nostre braccia a corpo libero, quindi spalle giù, braccia all'esterno, puoi chiudere i tuoi pugni e fare dei piccoli cerchi. Fai questi cerchi morbidi, però belli decisi, anche abbastanza veloci, tenendo la schiena ferma e la pancia sempre bella stretta, in un senso e nell'altro. Respira e continua. E se ce la fai, resisti tenendo sempre giù bene le spalle, mani piatte con i palmi verso l'esterno, puoi anche alzarti in piedi e continuare questo piccolo movimento là, 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 su e giù. E andare poi con le braccia su e giù, su e giù, su e giù. Op, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, braccia avanti e fuori, avanti e fuori, avanti e fuori. Se ce la fai aumenta un po' la velocità, o se non ce la fai rallenta un pochino. Forza e coraggio, forza ancora. E 4, 3, 2, 1, gomiti flessi ed estesi e fletto estendo, girando i palmi delle mani verso il cielo. E 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fai lavorare i muscoli sotto le scapole, ti faccio vedere da dietro. Spingo con le braccia candeliere cercando di tirare proprio giù le scapole. Giù, 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 giù. Op, op, op. E op, gli ultimi, braccia fuori come all'inizio, cerchiolini. In avanti e indietro. E rilassa, adesso ti porti dietro la tua sedia e rilassi le braccia, le lasci ciondolare, se vuoi puoi stare anche a sedere sulla sedia, ovviamente a fare questo, però in piedi è un po' più comodo perché puoi lasciare anche proprio morbide cadere le tue braccia da un lato e dall'altro, liberandole dalle tensioni, e poi vai a fare un bel respiro. Ed espirando appoggi gli avambracci sullo schienale, pieghi un po' le tue gambe, allunghi la schiena, allunghi le spalle, le braccia, puoi anche distenderle in avanti. E poi ritorna, srotola, sali. Oh, da qua andiamo su con un braccio al cielo e portiamo la mano il più possibile dietro le scapole, con l'altra mano puoi spingere contro al braccio come per allungarlo un po', e ritorno giù e cambio, su, dietro, prendo davanti al braccio, lo spingo un pochino, respiro. E poi ritorno giù,
un altro esercizio che puoi fare anche sopra alla sedia, sempre posizione bella eretta con le cosce parallele, tieni l'addome, fai le inclinazioni laterali. Questo si può fare anche in piedi come abbiamo fatto prima, ma sulla sedia anche si può fare. Mani dietro alla nuca, scendi da un lato e dall'altro col busto. Puoi farlo anche un po' più semplice, quindi con le braccia giù, come andare a prendere qualcosa giù dalla sedia lontano, ma senza piegare la schiena avanti e indietro, ma solo di lato, oppure con una sola mano dietro alla testa, una e poi l'altra, e uno e due e uno e due e uno e due. Sembra semplice, ma in realtà l'inclinazione laterale è abbastanza potente. Ok, sciogli le tue spalle, rilassa un pochino. Ora addome, tieni l'addome, solleva la gamba, sciogli la caviglia, stabilizza la posizione. Quindi stabilità nell'addome, ruota in un senso e nell'altro e cambia, solleva, gira, stai e appoggia. Puoi anche fare la stessa cosa con la gamba in estensione. Ovviamente tieni sempre l'addome e anche la coscia e cambia. Ovviamente sali fino a dove riesci e cerca di mantenere la posizione e ritorna giù. Un bel inspiro, espira e rilassa, sciogli le spalle, rilassa con qualche micromovimento anche il collo e la parte alta. E fino qua hai già fatto degli ottimi esercizi per l'autopercezione, per la percezione sia dell'addome che delle braccia, che in realtà un po' anche di tutto il corpo. Quindi ringrazia anche te stesso per aver seguito fino qua. Grazie di aver seguito fin qua. Ringrazia anche te stesso per essere entrato in questo meraviglioso viaggio alla riscoperta del tuo corpo e della tua mente. Continua a seguire i miei video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e metti un like se ti è piaciuto il video. Buona prosecuzione di questo meraviglioso viaggio. Namaste.